Ehi, ciao! Faccio questo breve video di test per farvi vedere alcune delle modalità di illuminazione di questo faretto. In questo momento ho applicato il softbox con il doppio velo, diciamo. Sono a circa 1 metro e poco più di distanza, il softbox è leggermente spostato sulla mia destra. E vi farò vedere appunto prima con questo sfondo, scusate se non è perfetto, nero. E poi ci sposteremo a vedere anche nel blu e nel verde per il green screen come si comporta. Considerate che in questo momento io sto registrando con uno smartphone, sono adesso attualmente in modalità manuale, 1/60, 1080p, 50 di ISO, quindi l'immagine è molto molto scura. Se utilizzerete reflex, mirrorless, con obiettivi ovviamente che possono catturare più luce o smartphone di nuova generazione che hanno lente che cattura più luce, considerate appunto che il vostro risultato sarà molto migliore. Comunque, vi faccio vedere che adesso posso andare a comandare il tutto con il suo telecomandino incluso. Qua in alto a sinistra del telecomando è presente appunto questo piccolo tasto con il puntino rosso che permette di andare a spengere lo schermo, accenderlo e di conseguenza andare a bloccare i tasti. Poi, se lo ripremo, posso ovviamente andare a accendere e spengere a distanza il faretto. Quindi proviamo, clic off e si spenge, clic on e ovviamente si accende. Nel centro è presente il tasto con la M che praticamente ci farà impostare il canale per la comunicazione con il dispositivo. Considerate che se ne acquistate solamente uno, non importa toccare niente, altrimenti si può andare a premere per impostare ogni singolo telecomando ad ogni singolo faretto, così da non confondersi quando vogliamo accenderne uno e spengere un altro, eccetera. Poi ovviamente sono presenti i tasti più e meno che ci consentono di andare a regolare la potenza appunto dell'illuminazione. In questo caso adesso sono al 100%, posso andare a cliccare 1, 2, 3, 4, 5 per fare una regolazione veramente molto più precisa, altrimenti posso tenere premuto e scala molto molto più velocemente. Vedete adesso per esempio sono al 30%, vi ricordo che sto registrando con un vecchio smartphone, quindi se avete lenti molto più luminose avrete risultati molto migliori. E questa è all'1% la potenza. La ventola parte immediatamente, già da quando lo accendiamo, che lo teniamo fisso all'1% o che lo teniamo fisso al 100%, parte sempre. Io in un'ora ho raggiunto il 59 o 60%, non mi ricordo se ha toccato il 60%, tenendolo fisso al 100% con un'ora di utilizzo. Nel manuale ovviamente c'è scritto che non vale la pena superare il 70% di temperatura, avrei preferito leggere il valore della temperatura magari sul telecomando, perché se il softbox è in alto, andare continuamente a controllare quant'è la temperatura, sono nel range giusto oppure no. Comunque diciamo che la ventola con il dissipatore enorme montato lo tengono a temperature abbastanza basse. E niente, a questo punto ci spostiamo verso il telo blu e verde, magari vi faccio vedere anche come illumina bene per il green screen e niente, vi aspetto lì. Ok, perfetto, eccoci tornati. In questo caso sfondo blu. Scusatemi se la ripresa è così vicina, ma purtroppo questo telo appunto è molto ristretto, lo uso solitamente per le riprese in verticale. E che ci crediate o no, adesso vi faccio vedere che sono all'1% di potenza. Ok, forse così si legge bene. In modalità automatica, sempre con il solito smartphone di prima. Guardate un po' come illumina sia il telo sia me. È solo l'1% di potenza. Andiamo su, saliamo. Vi faccio vedere che così lo mando veramente oltre ogni limite. Ok, siamo arrivati al 100%. E così vedete che sono sovraesposto un po' dappertutto. Faccio vedere anche così magari le ombre che sono all'incirca simili alla potenza numero 1. Quindi torno un attimo giù e vi faccio vedere anche con il green screen alle spalle come si comporta. Ovviamente adesso non dovrei stare proprio
attaccato perché le ombre in questo caso danno fastidio, però anche in questo caso sono sempre all'1% di potenza. Vi faccio vedere magari aumentandola anche un po' come va ad illuminare il verde in modo molto molto omogeneo. E questo non è un telo professionale, diciamo, è così per divertimento. Quindi considerate che anche per green screen e molto altro dipende sempre dalla vostra attrezzatura a disposizione, anche se volete divertirvi semplicemente a caricare video su YouTube, fare il green screen o comunque ottenere risultati buoni, la luce è quello è l'essenziale, prima, viene prima del dispositivo utilizzato, quindi vedete anche con un vecchio smartphone, se non sbaglio del 2016, cosa si riesce a tirare fuori. Cose veramente molto interessanti. Che altro posso dirvi? Posso dirvi che il cavo è molto lungo, ovviamente se alzato fino al massimo una prolunga, a meno che non abbiate subito una presa a portata di mano, sarà quasi indispensabile, non in tutti i casi ovviamente, dipende dal vostro spazio di lavoro. Considerate che volendo potrei anche andare a togliere i veli del softbox così da aumentare la luminosità, però in quel caso dovrei allontanarlo di molto. Il telecomando è molto molto comodo anche perché lo stativo, se non sbaglio, è 2 metri, poi lo misurerò con certezza e vi scriverò tutte le note anche positive e negative nella recensione scritta che vi consiglio di leggere. Ed sarebbe molto difficile tutte le volte andare a comandarlo tramite la rotella inclusa e i comandi direttamente sul faretto. Quindi, telecomando, ottima scelta, ottima, meno male che l'hanno messo. Lo stativo è molto molto interessante. In questa settimana di prove generali tra foto e video, mi è capitato ogni tanto di dare quel colpetto con il piede. E resta veramente molto stabile, tranne quando lo apriamo alla massima altezza, che tende a oscillare un po' troppo, perché comunque il faretto considerate che ha un peso veramente alto. Ecco, magari una cosa negativa è se dovete portarlo fuori, non è, diciamo, semplicissimo come altri softbox smontarlo e rimontarlo, perché comunque il meccanismo è resistentissimo, ma è più adatto, appunto, a mio parere, a stare fermo in studio senza doverlo trasportare troppo, diciamo. Può capitare di portarlo fuori e si fa, però non è velocissima, ok, l'operazione, quindi da valutare anche questo. Perfetto, io spero che in qualche modo anche questo video vi abbia fatto piacere e ci vediamo. Ciao.